Basketari impenitenti o semplici nuovi appassionati, bentornati a In The Paint, il magazine di Per Sempre News sul basket italiano, europeo e internazionale. Partiamo subito dal basket giocato, partiamo dall'Eurolega. Eurolega che vede in campo stasera la Virtus Bologna, ma che ha già visto disputare alcune delle gare corrispondenti al 19° turno. Al 20° turno. Cominciamo con i risultati. Fenerbahce, Beko Istanbul batte Partizan Belgrado 91-76, vittoria anche del Monaco per 93-83 sul Baskonia, successo esterno netto del Real Madrid per 92-71 sul Bayern Monaco. Panathinaikos che invece batte 83-76 l'Anadolu Efes. Istanbul, vittoria per Lea 7 Emporio Armani Milano sull'Alba Berlino 82-76, sfatato il tabù Alba Berlino per l'Olimpia Milano. Valencia Basket invece sconfitto per 79-84 dallo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. Vince anche Villeurbanne 191 sulla Stella Rossa. Nella serata di oggi invece due le gare in programma, alle 20:30 dal Palau Blaugrana, big match fra Barcellona e Olympiacos, mentre il Maccabi Tel Aviv se la vedrà con la Virtus Segafredo Bologna, sempre a Belgrado, ma nella Zanikolić Hall, ovvero il vecchio Pionier. Questo per le purtroppo note vicende che stanno colpendo Israele e la striscia di Gaza. Andiamo invece a vedere le classifiche, con il Real Madrid sempre saldo in vetta, 18 vittorie e solo 2 sconfitte. Segue la Virtus Segafredo Bologna con 14 vittorie e 5 sconfitte, 13 vittorie e 6 sconfitte per il Barcellona. Quarto posto per il Panathinaikos, 12 vittorie e 8 sconfitte, così come il Fenerbahce, ma occhio in casa Panathinaikos, perché c'è stata la prima, come si può dire, profezia in verde di coach Ergin Ataman, dicendo che vinceranno il titolo. Si ride, si scherza, però qualche volta ci ha preso, soprattutto quando allenava l'Anadolu Efes, quando ha vinto due volte di seguito il titolo. Olympiacos Pireo, sesto posto con 11 vittorie e 8 sconfitte, ovviamente una partita in meno, stesse vittorie e sconfitte del Maccabi Tel Aviv, a quota 11 vittorie e 9 sconfitte. Ottavo posto per il Monaco, siamo già in zona play-in, che ricordiamo comprende le posizioni dalla settima alla decima. Nono posto per Valencia con 10 vittorie e 10 sconfitte, le stesse del Partizan Belgrado e del Baskonia, che però è undicesimo in questo momento e quindi attende le prossime giornate per rientrare in una posizione che potrebbe regalarle la post season difficile visto il momento. Però al 12° posto, ad una sola vittoria dai play-in, Lea 7 Emporio Armani Milano, in ripresa nelle ultime partite, e con questa di ieri sera è arrivata la seconda vittoria consecutiva. Stella Rossa Belgrado, 8 vittorie e 12 sconfitte, così come il Bayern Monaco, a 7 vittorie e 13 sconfitte, Zalgiris Kaunas e Anadolu Efes, a 4 vittorie e 16 sconfitte invece l'ASVEL Villeurbanne, 3 vittorie e 17 sconfitte per l'Alba Berlino. Andiamo a vedere la gara di Milano, Milano che vince in una serata che vede gli italiani sugli scudi. Cominciamo però con le cifre. Innanzitutto una Milano che vince la partita nel finale dopo tre quarti di grande equilibrio e dopo aver sofferto tanto, così come ha ammesso anche in conferenza stampa coach Ettore Messina. Una Milano che riesce comunque a tenere la testa della gara durante 30 minuti dopo un primo quarto che aveva visto l'Alba Berlino chiudere avanti, e che viene trascinata soprattutto, diciamo, dagli italiani, perché è vero che ci sono 14 punti e 20 di valutazione grazie soprattutto alle tre palle rubate di Devon Hall, ma il maggior realizzatore è stato Nick Melli, il capitano, con 16 punti, 6 su 9 da 2, 1 su 3 da 3, 4 rimbalzi e 4 falli subiti per 17 di valutazione. Doppia cifra anche per Giordano Bortolani, altra partita in doppia cifra per il giovane di scuola proprio Olimpia in Eurolega, 12 i punti per lui, così come invece 14 sono i punti di Diego Flaccadori, un altro di ritorno all'Olimpia dopo un periplo che l'ha visto toccare Bayern Monaco,
tra le altre, e Trento soprattutto. 14, 13 invece i punti di Shabazz Napier, una Berlino che invece replica con altri due italiani, ovvero Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, tra i migliori, 10 punti per Procida, 8 per Spagnolo. Per quanto riguarda però gli uomini in doppia cifra, troviamo Sterling Brown con 12 punti, 4 rimbalzi, 3 assist per 12 di valutazione, ma anche attenzione alla partita di Khalifa Akhmatov che non arriva in doppia cifra, 4 i punti al referto, ma grazie ai 6 rimbalzi, di cui 2 offensivi e una palla rubata, arriva ai 12 di valutazione. Doppia cifra invece sì per Jani Wenzel, partito in quintetto. Johannes Thiemann invece è il migliore dei suoi, con 13 punti e 6 rimbalzi, oltre a 3 assist per 19 di valutazione. In Eurocup invece solo 2 le gare che si sono disputate nella giornata di ieri. Alle 18 di ieri BC Wolves Vilnius è sceso in campo contro il Servito Olimpico Ljubljana, imponendosi per 91-89, una partita tiratissima, una sconfitta di strettissima misura per il Servito Olimpico Ljubljana. Sconfitta casalinga, anche se sul campo neutro, per la Pro Shlomo Tel Aviv contro la London Lions, 96-100. Il programma di oggi invece vede in campo le due italiane, ma cominciamo in ordine cronologico alle ore 18. Sono 3 le gare in programma per il gruppo B, tutte e 3, ovvero Liatkamelis Panevėžys, Dreamland Gran Canaria, occhio a Gran Canaria che viene dal successo in casa di Valencia in campionato che le ha permesso di essere testa di serie alla prossima Coppa del Re. Turk Telekom Ankara, Dolomiti Energia Trentino, per Trento trasferta difficile ma che potrebbe veramente lanciarla in ottica playoff. Cluj-Napoca, Aris Salonicco, per chiudere il turno delle 18. Alle ore 19 invece sempre il gruppo B vedrà in campo Budućnost Voli Podgorica, Minsk-Lils Bourg-en-Bresse. Per il gruppo A invece alle 19:30 Hamburg Towers che sfidano la Juventud Badalona, Juventud Badalona che ha appena aggiunto al proprio roster Shannon Evans, ex Betis Siviglia e Valencia. Per il gruppo B invece alle 20 in campo Slask Wrocław contro gli attuali campioni di Germania del Ratio Farm Ulm. In campo alle 20 nel gruppo A la Reyer Venezia contro il Beşiktaş, e alle 20:30 sempre nel gruppo A Paris Basketball Prometeis Slobožanke. La classifica dice nel gruppo A Paris Basketball ancora in testa e già qualificato per i playoff. Sono 3 le squadre già qualificate per i playoff in questo raggruppamento, ovvero oltre ai francesi l'Hapoel Shlomo Tel Aviv, 11 vittorie e 3 sconfitte per loro, e i London Lions, 10 vittorie e 4 sconfitte. Quarto posto in questo momento per la Juventud Badalona, così come il Beşiktaş. Sarà un vero e proprio spareggio quello tra le due squadre. Prometeis Slobožanke a quota 7 vittorie e 6 sconfitte, a quota 5 vittorie e 9 sconfitte il BC Wolves Vilnius, quota 4 vittorie e 9 sconfitte l'Umana Reyer Venezia. L'Umana Reyer Venezia che deve sperare di vincere la propria partita per poi portarsi a casa magari un recupero in classifica. Battere quindi il Beşiktaş sarebbe importantissimo per riaccendere una fiammella di speranza, soprattutto dopo l'arrivo di Mefiondu Kabengele. Hamburg Towers, che invece sono penultimi in questo gruppo con appena 2 vittorie e 11 sconfitte, a 0 ancora al palo dopo 14 partite. Il Sedivita Olimpia Lubiana in gruppo B comanda Minsk-Lils Bourg-en-Bresse, già qualificato per i playoff, 11 vittorie e 2 sconfitte. Dreamland Gran Canaria, anche questa qualificata matematicamente per la post-season, 10 vittorie e 3 sconfitte. Seguono ancora con la necessità di certificare la propria qualificazione il Cluj-Napoca, 9 vittorie e 4 sconfitte. Ratio Farm Ulm, 8 vittorie e 5 sconfitte. Aris Salonicco e Dolomiti Energia Trentino, 6 vittorie e 7 sconfitte. Al settimo posto, fuori dai playoff, il Budućnost con 5 vittorie e 8 sconfitte, le stesse degli Liatkamelis Panevėžys, a 4 vittorie e 9 sconfitte il Turk Telekom Ankara, ad 1 vittoria e 12 sconfitte lo Slask Wrocław. Occhio a Trento che si presenterà anche ad Ankara priva di Prentice Hub, il numero 3 della formazione di coach Galbiati è ancora assente e c'è anche da tapparsi le orecchie in casa Trento, perché qualche voce ha parlato di un interessamento, non si sa ancora se per la stagione corrente o per la prossima, da parte della Virtus Segafredo Bologna per la stella Andrejs Grajulis.
Andiamo invece a dare una brutta notizia per i tifosi italiani in Basketball Champions League, perché finisce qui l'avventura della Bertram Dertona Tortona nella competizione europea, la sua prima apparizione in una competizione europea della storia. Finisce con la sconfitta per 95 a 89 in casa del Galatasaray, che porta sul 2-0 la serie, che era al meglio delle tre. Andiamo a parlare della partita, una partita che ha visto, soprattutto per quanto riguarda la formazione ora di coach Walter De Raffaele, brillare Colby Rosso con 21 punti, doppia cifra anche per Arthur Strautins e Retin Obachoan. In calo invece però Baldasso, che non è stato il giocatore, come si può dire, decisivo che abbiamo visto nelle scorse partite, nonostante 6 assist al referto, solo 9 punti per lui. Andiamo a vedere però chi ha deciso questa gara per il Galatasaray. Tanti nomi su tutti. Lo sloveno Klemen Prepelic, 23 punti a referto, con anche 12 assist smazzati per 25 di valutazione. Doppia cifra anche per Cory Walden, 12 punti per lui. Sadiq Mirkapaka con 15 punti, giocatore importantissimo soprattutto nella parte iniziale della partita. 14 punti per DeBost, mentre l'altro giocatore in doppia cifra è Jonas Radebaug con 13 punti. Parliamo di questa eliminazione. Nessuno se lo sarebbe aspettato, visto come stava andando la Bertram Tortona nella competizione europea, nonostante anche qualche difficoltà in campionato. Purtroppo Tortona affronta il Galatasaray nel momento peggiore possibile, perché è il momento migliore della formazione giallorossa di Istanbul, ed è davvero il momento peggiore di Tortona, una Tortona che ha perso pezzi via via per strada. Ha perso per infortunio Chris Dowi, che era il leader del quintetto, del primo quintetto. Ha perso per interessamento e poi la firma da parte dell'Anadolu Efes Mike Dom. Ha perso poi Ramondino, esonerato. Una squadra che non è mai riuscita a compattarsi finora, nonostante avesse un livello altissimo. Ed è arrivata a giocarsi le partite decisive, le partite della verità, con un allenatore appena arrivato che non ha ancora potuto incidere sui propri giocatori, con un playmaker Colby Ross che per la prima volta ha fatto un ventello, ma che comunque ha bisogno ancora di entrare nei meccanismi della squadra, con un acquisto in sostituzione di Dom, Amin Nouah, che fino ad oggi si è rivelato totalmente sbagliato, e con il morale a pezzi. Questa Tortona, che ha un potenziale altissimo, paga errori sul mercato, come nel settore lunghi Tashaun Thomas, vero, ma per il livello che aveva mostrato nel girone, seconda con 5 vittorie e una sconfitta, meglio di tante squadre che sono passate da prime già alle top 16, anzi, meglio di tutte le altre seconde, tra l'altro, ha pagato carissima. Carissimo il momento sbagliato. È un peccato perché c'eravamo illusi di poter avere una squadra veramente protagonista in Basketball Champions League, che non avesse solamente l'aspirazione di passare il primo turno, fare play-in e vedere come va, o arrivare a fare una presenza meramente testimoniale alle top 16. Noi speravamo di avere una squadra importante, con velleità anche di arrivare in fondo. Purtroppo non è stato il caso. Per delle casualità, per dei momenti. E chissà, ora con il solo impegno in campionato, la Bertram potrà concentrarsi sulle partite della competizione domestica, recuperare posizioni che le sono più congeniali per la qualità del roster. E chissà, chissà che il prossimo anno, ripartendo con De Raffaele, con Walter De Raffaele, con l'esperienza di un allenatore che ha vinto due scudetti e anche qualcos'altro, si possa ripartire e giocare per la seconda volta la Basketball Champions League, ma stavolta con qualcosa in più. Finalmente con quella cittadella dello sport che da tanto tempo si sta aspettando in città, per non dover più fare 50 km per andare a vedere la squadra giocare in casa.
Finalmente Tortona giocherà in casa per davvero e sarà sicuramente molto più bello qualora si dovesse arrivare fino in fondo. Non finisce però qui l'avventura delle italiane in Basketball Champions League. Diamo i risultati delle altre gare giocate nella sera di martedì. Vittoria e serie di nuovo in equilibrio per il PAOK Salonicco sul parquet del Tofas Bursa, restituito l'upset da parte della formazione ellenica per 87 a 88, partita davvero emozionante fino all'ultimo. Passa invece il Promitas Patrasso per 91 a 78 sul Leman, e questo vale il passaggio alle top 16, che invece sono ancora in forse per il Filù Ostenda e la Poelo Lon, che se la giocheranno a gara 3. Per quanto riguarda invece la gara 2 delle altre 4 partite, ci sarà anche presenza italiana, l'abbiamo detto, perché stasera alle 20:30 al Palasserra di Migni servirà l'ambiente migliore per confermare il colpaccio della Dinamo sul parquet di Cholet. Cholet sarà di scena a Sassari per cercare di riprendersi il fattore campo perso, il Banco di Sardegna in ripresa e con la bella notizia di aver rivisto in palestra i Mantas Bengius, anche se manca ancora un po' al suo recupero, può fare ciò che nessuno si sarebbe aspettato dopo un 2 vittorie e 4 sconfitte nel girone. Altre partite in programma nel play-in: Darussa Fakar, Ludwigsburg, Peristeri, Lietuvos Ritas, Rio Breogán, Pinar, Karsiaka. Chiudiamo con una piccola considerazione lo spazio della Basketball Champions League. Probabilmente, se non ci fosse stato questo play-in, anzi sicuramente, la Bertrand Tortona avrebbe giocato le top 16. Perde per un momento, giocandosi sostanzialmente in gara 1 e quindi in una partita, tutto quello che aveva fatto nelle 6 partite precedenti. C'è da chiedersi se sia necessario fare un play-in per passare alle top 16, se sia necessario aggiungere altre 2 partite nelle gambe dei giocatori per provare a fare qualche incasso in più, altre 2 partite quando è poco, 3 quando è di più. Affollare il calendario per cosa? Per una competizione che deve ancora guadagnare quell'appeal a cui aspira? Non è affollando il calendario che si raggiunge, è convincendo squadre di un certo livello a parteciparvi. Ci sei riuscito con Malaga, ci sei riuscito con Pinar Karşıyaka, con il Darussa Faka, che comunque sono squadre non di primissima fascia ma importanti in Turchia, con il Galatasaray, che comunque ha un gran movimento dietro come polisportiva. Però se devi propormi più partite meno interessanti rispetto ad altre competizioni, anche se me ne metti 100, non avrai maggior forza d'attrazione. Quello che ottieni è che i giocatori possono farsi del male e magari ottieni anche di vedere squadre che si accontentano di prendersi il terzo posto e quindi offrono partite nei gironi di livello sicuramente inferiore. Andiamo invece in FIBA Europe Cup, dove gioca e vince, si spera, Varese. Deve giocare e vincere Varese. A 0-2 nel proprio gruppo, le mancano ancora 4 partite da giocare per ribaltare la situazione. Ma diciamo gioca e vince perché la Varese, che abbiamo visto nelle ultime 3 partite di campionato, porta a sperare. Sponsorizzata Etelium nella competizione europea, se la vedrà con i rumeni dell'Oradea in campo per la formazione di coach Bialaseschi. Ci sarà Nico Maignan, che è più che tesserabile e ha già dato appuntamento a Masnago per stasera a tutto il popolo biancorosso. Le altre gare in programma oggi: Leiden Niners Chemnitz, Göttingen Porto, Legia Varsavia Sporting Lisbona, Era Nymburk Gravelines Dunkerque, Balkan Botevgrad Surne Bilbao, Jonava Sibet Bacesir College Manisa BBSK.
Casa de Mont, Saragossa. Andiamo invece a vedere la situazione dei gruppi in FIBA Europe Cup, gruppi della seconda fase. Nel gruppo K a punteggio pieno c'è Bilbao, seguita dal Porto e Gottinga, che sono ad una sola vittoria. Balkan Botevgrad invece al palo, 0 vittorie, 2 sconfitte in altrettante gare. Per quanto riguarda il gruppo L, invece comanda il Bacesir Kolegi, che ha già sollevato 2 anni fa il titolo in finale contro Luna Hotels Reggio Emilia, seguito da Legia Varsavia e Sporting di Lisbona. Al palo invece il Jonava Sibet. Nel gruppo M invece comandano i Gravelines di Dunkerque, 2 vittorie e 0 sconfitte, ad 1 vittoria e 1 sconfitta Casermon Saragossa ed era Nimburg in coda senza vittorie. Il Manisa, per quanto riguarda invece il gruppo N, quello di Varese, Varese in coda con 2 sconfitte in altrettante gare. A seguire Oradea e Leiden, che sono seconda e terza con 1 vittoria a testa, mentre comandano i Niners Chemnitz con 2 vittorie e 0 sconfitte. Parliamo invece di campionato, perché sono stati diramati gli orari per le Final Eight di Coppa Italia. I quarti di finale cominceranno mercoledì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, con la sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti Energia Trentino alle ore 18. Vi ricordiamo che tutte le partite di questi quarti di finale saranno visibili sia su DAZN che su Eurosport 1 che su D-Max, canale 52 del digitale terrestre. Saranno tutte in chiaro. Alle 20.45 invece sarà la volta dell'Umana Reyer Venezia contro l'Estra Pistoia. Questo è il tabellone delle squadre che si affronteranno poi tra di loro in un'eventuale semifinale, ovvero tra le vincitrici. Il giorno 15 febbraio, ovvero il giovedì, alle 18 sarà derby emiliano tra Virtus Segafredo Bologna e Una Hotels Reggio Emilia. Per i tifosi di Reggio Emilia, questa partita per il momento sarà ricordata con le mani ciao ciao di Kevin Hervey fatto ai tifosi ospiti e al parterre, visto che era l'ex della gara. E poi alle 20.45 sfida bellissima e tutta da vedere tra Germani Brescia e Gevi Napoli. Andiamo invece a parlare di cambi nella fisionomia delle panchine di Serie A. Salta la quarta panchina stagionale, è quella di Pesaro, dove Maurizio Buscaglia non è più l'allenatore della VL. È arrivata nella giornata di oggi, nella mattinata di oggi, la notizia del suo allontanamento, dopo essere stato comunque ringraziato. Lascia i biancorossi dopo 5 vittorie e 10 sconfitte nel primo stint del campionato, nel girone d'andata. Sicuramente deludente la sua stagione, è il secondo esonero in 2 anni dopo quello di Napoli. A lui però va sempre l'in bocca al lupo per le sue prossime avventure. Detto è che tra Napoli e Pesaro c'è stata una parte finale di stagione che ha speso in Israele con l'Apoel Elion. Andiamo invece in NBA, prima di fermarci in NBA dobbiamo parlare di chi sarà il successore di coach Buscaglia. Dopo tanti nomi girati, l'ufficialità è arrivata allo stesso momento quella dell'esonero del precedente allenatore, e infatti torna in Serie A l'uomo che ha portato l'Ital Basket di nuovo alle Olimpiadi. Parliamo di Meo Sacchetti, che aveva lasciato Cantù prima dell'inizio della stagione e che oggi quindi può salire al timone della VL. Bentornato in Serie A Meo, che fu anche l'allenatore del triplete della Dinamo Sassari, Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto nel 2015. Adesso sì, andiamo in NBA, dove ci sono state 5 gare nella notte. Cominciamo con la vittoria esterna dei Sacramento Kings sul parquet dei Detroit Pistons, a cui non bastano 26 punti di Bojan Bogdanovic. Per Sacramento invece prestazione da tripla doppia di Domantas Sabonis, 37 punti, 10 rimbalzi e 13 assist. Sconfitti invece gli Orlando Magic nella gara in casa contro i leader dell'Ovest, i Minnesota Timberwolves, che sono trascinati dai 28 punti di Karl-Anthony Towns, 12 invece di rimbalzi di Gobert. A Orlando non bastano i 21 punti di Mo Wagner. Per quanto riguarda invece la sfida del Madison Square Garden,
netta affermazione 112-84 dei New York Knicks sui Portland Trail Blazers. I Knicks trascinati da una delle facce nuove che sono arrivate con il 2024, ovvero OG Anunoby, autore di 23 punti, mentre al rimbalzo comanda Isaiah Hartenstein, 14 carambole prese. Occhio invece al miglior assistman che è Julius Randle con 8 passaggi vincenti. Per quanto riguarda Portland invece si salva il solo Jeremy Grant, 21 punti. Vittoria a sorpresa dei Memphis Grizzlies sui Dallas Mavericks, e vi diremo perché a sorpresa. Ai Mavs non bastano 33 punti a 8 rimbalzi di Kyrie Irving, pesa anche un Doncic un po' a mezzo servizio, ma i Grizzlies invece fa sorridere la prestazione a 32 punti di Desmond Bane, un sorriso che comunque resta amaro perché per Ja Morant la stagione è finita, il giocatore dovrà operarsi alla spalla e sarà quindi out for the season. Stagione sfortunata, cominciata con le 25 partite di squalifica per quella sciocchezza, ormai lo possiamo dire, a meno che non ripeta, di farsi vedere in video con un'arma contro le regole dell'NBA, non contro le regole dello Stato degli Stati Uniti, perché puoi averla, ma contro le regole dell'NBA. È arrivato poi dopo appena 6 partite in cui sembrava poco a poco prendere sempre più la confidenza con il parquet, questo infortunio, la necessità di passare sotto i ferri. Vittoria all'ultimo secondo con polemiche per i Los Angeles Lakers. Los Angeles Lakers che battono per 132-131 lo Staples Center in Toronto Raptors, nonostante gli ospiti abbiano potuto contare su 26 punti di Scottie Barnes e la doppia doppia di RJ Barrett. Domina per quanto riguarda il giallo-viola Anthony Davis, 41 punti e 11 rimbalzi per lui, e poi c'è LeBron che ne mette di assist 12, partita ancora una volta da grandissimo campione di LeBron James, che nonostante non faccia la tripla doppia perché prende solo 5 rimbalzi, mette a referto comunque 22 punti. Dicevamo delle polemiche riguardanti l'arbitraggio, coach Rajakovic, accuse pesantissime. Hanno fatto vincere i Lakers, ha dichiarato il tecnico dei Toronto Raptors in conferenza stampa. Vergogna, questa è la parola che ha lasciato ai microfoni. Probabilmente l'NBA stessa avrà qualche cosa da dire sulle sue dichiarazioni, potrebbero esserci ripercussioni vista la virulenza delle sue dichiarazioni. Attenzione però, perché c'è sempre la libertà d'espressione da preservare. Attenzione invece alle dichiarazioni di Giannis Antetokounmpo dopo una sconfitta arrivata contro i Milwaukee Bucks. Giannis sta con i tifosi che hanno fischiato la squadra. Anche io mi sarei fischiato. Dopo essere andati sotto di 31 punti in casa con gli Utah Jazz, i tifosi dei Milwaukee Bucks hanno sonoramente fischiato la squadra, che ha perso ben 4 delle ultime 5 partite e con un rendimento difensivo totalmente disastroso. Giannis per la seconda partita di fila ha criticato la squadra e si è schierato con i tifosi. Se non dai tutto quello che hai, vieni fischiato. Io avrei fatto lo stesso. Parole abbastanza forti da parte del giocatore ellenico. Chiudiamo invece con una notizia buona per i tifosi di Miami. Coach Spoelstra ha rinnovato per altri 8 anni, riconosciuto da tantissimi addetti ai lavori come il miglior allenatore dell'NBA. Il suo contratto è veramente faraonico, sarà il secondo allenatore più pagato di tutti. Chiudiamo con le classifiche. Boston Celtics che comandano ad est con 28 vittorie e 8 sconfitte, zona playoff che si conclude con Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, New York Knicks, Miami Heat e Indiana Pacers. Attenzione al terzetto che si trova a 21 vittorie e 15 sconfitte, perché include anche i Cleveland Cavaliers che sono però settimi, ottavi, Orlando Magic 21 vittorie e 16 sconfitte. Comincia poi, come se fossero veramente spezzati in due in questa conference, la serie delle squadre con record negativo. 17 vittorie e 21 sconfitte per i Chicago Bulls, noni e in zona play-in, 16 vittorie e 21 sconfitte per i Brooklyn Nets.
15 vittorie e 22 sconfitte per la prima squadra che oggi sarebbe esclusa dalla postseason, i Toronto Raptors. Atlanta Hawks, dodicesimi con 14 vittorie e 21 sconfitte. Poi molto più staccati sono addirittura tre tronconi: Charlotte Hornets, 8 vittorie e 26 sconfitte, Washington Wizards, 6 vittorie e 30 sconfitte, e i Detroit Pistons con il peggior record dell'intera lega, 3 vittorie e 34 sconfitte. Ad ovest restano in testa i Minnesota Timberwolves, 26 vittorie e 10 sconfitte. Seguono Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Houston Rockets, Los Angeles Lakers a chiudere la zona play-in. Ricordiamo, tra la settima e la decima, Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, mentre tra i primi Minnesota Timberwolves e i sesti New Orleans Pelicans sarebbero sicuri di accedere ai playoff diretti. Fuori dalla postseason invece, occhio agli Utah Jazz che sono in trend positivo, due vittorie consecutive, 8 vittorie nelle ultime 10, con anche un grande Simone Fontecchio nelle ultime partite, è diventato veramente importante. 17, 18 vittorie e 20 sconfitte per la formazione di Salt Lake City. Andiamo invece a vedere come scorre la classifica: 17 vittorie e 19 sconfitte per i Golden State Warriors. Memphis Grizzlies invece 14 vittorie e 23 sconfitte. Portland Trail Blazers 10 vittorie e 26 sconfitte. San Antonio Spurs 5 vittorie e 30 sconfitte. È tutto per noi, vi ringraziamo di averci seguito. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qui, sempre sul Parquet in the Paint. Ciao a tutti.